Questa è la scritta intimidatoria che era comparsa nella notte tra giovedì e venerdì ad Arezzo sul muro dell'edificio di Via Piave che ospita la sede cittadina di Oxfam. Con la vernice spray era stata composta la frase Oxfam Raus. Sempre nella stessa via, solamente 2 settimane fa erano stati lanciati anche dei volantini razzisti, un episodio che ha suscitato immediatamente l'indignazione dei residenti. Adesso anche il Partito Democratico aretino esprime solidarietà alla ONG, condannando con fermezza il nuovo episodio di stampo razzista. È l'ennesimo atto di intolleranza che si verifica ad Arezzo di notte, con una matrice sicuramente razzista e, non mi vergogno di dire, anche neofascista, probabilmente, culturalmente se non altro. Sono atti che vanno condannati nettamente. Il Partito Democratico ha condannato la distribuzione dei volantini razzisti prima di Natale, condanna questa aggressione ad Oxfam, che ricordiamo svolge un lavoro di integrazione e supporto non solo ad Arezzo ma anche in molte zone di guerra. E come il direttore di Oxfam stamani ci ha ricordato su molti quotidiani, lavorano in zone di guerra, figurati se sono preoccupati da un atto del genere. Però mi sarei aspettato una presa di posizione netta del sindaco, perché in certi momenti bisogna marcare la presenza e, indipendentemente dalla cultura politica che uno ha, dimostrare solidarietà e rispetto quando è in ballo il valore della democrazia, del rispetto dell'altro e dell'antirazzismo.